Ma buon salve fortunati spettatori e benvenuti in questo nuovo video. E oggi siamo qui con il solito video informativo, lo so, scusatemi. Però devo dirvi alcune cose, perché magari qualcuno non capirà alcune cose, quindi voglio spiegare tutto per essere più chiaro. Allora, prima di tutto ho acceso le luci qui dietro perché forse potevo usare il green screen come una sorta di televisione. Mi piace questo fatto che posso moderare, diciamo, l'ultra gay come voglio. Partiamo subito con la prima cosa, ovvero che verso ottobre, inizio ottobre, partiranno le live. Non su questo canale, ma sul secondo, perché ho già aperto un secondo canale, ma fa schifo, è immondizia, quindi probabilmente ne aprirò un altro. Non vi dico come si chiama il mio secondo canale, perché sennò veramente voglio portare queste live, perché probabilmente verso il periodo del liceo sarò un po' meno attivo su YouTube, però sarò un po' più attivo sul live. Quindi magari usciranno ogni tanto, cioè usciranno a settimana uno o due video a settimana. Però sul live magari ci sarà già una o due volte live a settimana, tutte cose così. E mi è arrivato il computer nuovo, quindi forse ci sarà una bella botta di editing. Inizierò a usare Photoshop, After Effects, Premiere lo uso già e basta. Non so come avete fatto, però il video, la YouTube Poop definitiva su Radulix, che se ancora non l'avete vista, ve la lascio qui sotto nel primo commento, ha raggiunto 150 like. Cioè adesso siamo a 161, ma come? Perché? Cioè, io ho lanciato quella cifra, ho detto non ci arriviamo. Mi sono spaccato la schiena perché faccio schifo a fare YouTube Poop, quindi ci metto il triplo del tempo. Ho detto lanciamo questa cifra esorbitante, non ci arriveranno mai. Certo non ci siete arrivati nel giro di due settimane, però cioè 150 like non sono pochi, insomma. Però niente, avete raggiunto 150 like, questo significa che devo fare un'altra YouTube Poop su Radulix di 2 minuti e mezzo, o anche 3 o anche 4, non lo so, però mi ci vorranno almeno 2 settimane per fare, cioè non arrabbiatevi, però. Ultima cosa ragazzi, ho nascosto gli iscritti sul mio canale. Non vi preoccupate, non sarà sempre così, sto facendo un esperimento, ovvero voglio vedere se prendo più iscritti non avendo gli iscritti visualizzabili sul mio canale, perché ho visto un parere di molti youtuber emergenti che tenendo gli iscritti nascosti la gente è più motivata ad iscriversi perché non vede il numero degli iscritti. Magari molti utenti sono diffidenti nei youtuber emergenti e quindi non si iscrivono, magari lasciano like e basta, come è successo sul mio video di Radulix che ha 800 like e ci ho preso 150 iscritti da quel video. Quindi voglio vedere, perché visto che è un periodo molto fruttuoso per me, questo mese ho preso 33 iscritti, mica cavoli, in media ne faccio 20 al mese, quindi io sto volando. E visto che ho fatto quei due video semi virali di FIFA, voglio vedere un po' come come andranno le cose. Ma non vi preoccupate, perché sarà solo temporanea la cosa, quindi tra una settimana o due gli iscritti torneranno visualizzabili, quindi calma. E niente, quindi io direi che per questo video è tutto. Sto sprecando un botto di energia perché ho pure il computer acceso. E niente, lasciate like, condividete e noi ci becchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi!